l'uomo nella guerra manifestava i suoi peggiori istinti, anche se quella guerra, quando c'eravamo entrati, anche quando l'avevamo voluta, ci sembrava che fosse l'ultima guerra, che fosse la guerra per liberare l'uomo dalla guerra. Ma la mia poesia è nata durante la guerra, in mezzo alla sofferenza, e da parte di un uomo che non credeva alla guerra, nemmeno a quella. Quando io mi sono trovato di fronte alla guerra, io mi sono trovato anche di fronte ad un linguaggio che dovevo per forza di cose rinnovare, no? Rinnovare, rendere essenziale, perché anche non avevo il tempo di usare un linguaggio complesso, avevo bisogno di un linguaggio che fosse essenziale, riducendosi al vocabolo, no? Essenziale proprio a un punto estremo, no? Anche l'altro linguaggio è essenziale, ma questo ad un punto estremo, riducendo, quindi dando al vocabolo un valore enorme, no? Un valore enorme, questo proprio per necessità di circostanze, no?